mamma Marzia. Ha appena portato la bambina all'asilo e uscendo dalla struttura può continuare a vedere la sua bambina tramite le telecamere che sono collegate al suo cellulare. Ci può far vedere come funziona? Attraverso questa applicazione abbiamo la possibilità di controllare i nostri bimbi. Questa, diciamo, è per la zona dei lattanti, questa è per l'ingresso e questa è quella principale dove i bimbi svolgono la maggior parte delle attività. E così, in un click, i genitori tengono d'occhio i propri figli anche quando sono lontani. Ogni tanto la sbircio, ogni tanto faccio un po' di indagine, soprattutto dopo pranzo, quando, visto che è l'unica che non dorme di tutto l'asilo, guardo che scorribande fa insieme alle educatrici. Siamo alla Spezia e questo è l'asilo nido Piccoli Tesori, privato, non percepisce alcuna sovvenzione statale. È stato tra i primi in Italia ad installare le telecamere a circuito chiuso ed è l'unico al momento che permette alle mamme e ai papà di osservare i bambini in ogni istante. Nell'occhio del Grande Fratello ovviamente ci finiscono anche le educatrici, osservate in ogni momento della giornata lavorativa. Non ci facciamo neanche caso, l'importante è lavorare nella maniera giusta, noi sappiamo di fare questo e quindi questo ci dà serenità comunque, non ha nessuna importanza che siamo osservati oppure no, anzi forse è un valore aggiunto. Tutti ci possono in qualsiasi momento osservare e quindi abbiamo la possibilità di dimostrare anche quelle che sono le nostre capacità e le nostre competenze. Per avviare il progetto sono bastate poche centinaia di euro. Lo scoglio più grande, ci dicono i titolari, paradossalmente è stata proprio la legge. Purtroppo ci sono le leggi della privacy che bloccano in parte questo progetto. Noi siamo andati con il nostro avvocato, siamo riusciti a avere una delega sia per le ragazze che lavorano per noi, sia per i genitori. E questo ci ha permesso di andare avanti. Dove volete arrivare? Dove vogliamo arrivare? Noi vogliamo arrivare ad una vera tutela dei minori. Io ho pensato che all'interno delle banche, dove vengono custoditi i nostri soldi, cosa che noi riteniamo molto importante, è pieno di telecamere, sia all'interno che all'esterno. All'interno di un nido, ritengo che i bambini che siano ben più preziosi del denaro, credo che siano obbligatori, bambini e anziani, che sono gli anelli fragili, no, della società, credo che siano obbligatorie le telecamere.